Hanno chiamato Accordo per l'Agroalimentare, un accordo che vale 200 milioni di euro che la Cassa di risparmio del Veneto mette a disposizione delle imprese agroalimentari aderenti a Confoagricoltura Veneto. Servirà non solo a superare il momento di crisi, ma a rilanciare il settore e investire su nuovi progetti. L'idea è quella di facilitare certamente e la ristrutturazione dei debiti delle aziende, ma anche quello di dare alle aziende la possibilità di intraprendere nuovi progetti. Stiamo pensando per esempio alle bioenergie e a tutti quei progetti che possono diversificare l'attività dell'azienda agricola e quindi in questo questa banca ci avvicina. Ecco, chiedono essenzialmente liquidità agli imprenditori agricoli del Veneto. Sì, liquidità nelle varie forme, eh, liquidità a breve termine, eh, liquidità per eh, avere eh, respiro di medio termine sulle loro iniziative e liquidità anche per fare altre cose legate eh, alla loro presenza sul territorio, tipo costruire eh, pannelli per energia alternativa. In ogni caso hanno bisogno di contante, di cassa. Un settore è quello dell'agroalimentare che in Veneto ha tenuto nonostante la crisi e che mette a lavoro il 3% degli occupati veneti con la movimentazione del 2% dell'economia regionale. Sono soprattutto piccole e medie aziende molto frammentate che hanno risentito dell'abbassamento dei prezzi dei prodotti e dell'aumento dei mezzi di produzione e che per questo hanno bisogno, dal punto di vista finanziario, soprattutto di credito ma anche di flessibilità dei prodotti economici. Il mondo agricolo è formato da imprese che funzionano nella stessa maniera delle imprese di tutti gli altri comparti, hanno bisogno della stessa attenzione e hanno bisogno anche di uscire da una concezione che è un po' troppo politica, è un po' troppo relegata per esempio alla concezione dell'agricoltura come il mulino bianco, queste cose un po' folcoristiche. Noi abbiamo bisogno di portare utili, di creare utili per poter creare nuovo lavoro e nuove attività.